Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi è un giorno speciale perché celebriamo la conclusione delle giornate dedicate al meridionalista Umberto Zanotti Bianco. Nel periodo invernale, infatti, abbiamo avuto l'onore di avere in Accademia l'insigne storico il professore Pasquale Amato, che ha realizzato delle indimenticabili conversazioni su Umberto Zanotti Bianco. E per farlo conoscere e apprezzare anche alle nuove generazioni, abbiamo creato, grazie a Celestina Catanoso, nostra responsabile della cultura in Accademia, una buona collaborazione con la scuola, col liceo scientifico Alessandro Volta. Sia la preside che la vice e la professoressa di lettere hanno deciso di far partecipare alcuni studenti della quinta A, che hanno seguito con molto interesse le conversazioni del professore Pasquale Amato e hanno realizzato un pregevole elaborato che il professore ha apprezzato veramente molto. Ecco adesso gli studenti, li vedete, sono premiati, saranno premiati e riceveranno un attestato redatto personalmente dal professore e un buono libri che offre l'Accademia del Tempo Libero. L'Accademia ringrazia di cuore il professore Amato, relatore di conversazioni interessantissimo su Zanotti Bianco. Questa struttura, siamo riusciti, che prima si chiamava il Cipressedo, a farla intitolare dal sindaco dell'epoca, il dottore Giuseppe Raffa, a Zanotti Bianco, perché qui ha vissuto Zanotti Bianco, in questo ambiente. E quindi, dicevo, la scuola, il liceo scientifico, e ringraziamo la preside, la professoressa Palazzolo, la vicepreside Anna Borrello e gli insegnanti di lettere, la professoressa Maria Giovanna Monica. E i giovani studenti di quest'anno si sono maturati, questi giovani che vedete alla mia destra, si sono maturati proprio un mese fa, maturati brillantemente, e quindi ora è aperta la strada per il lavoro, per altri studi. A tutti loro auguriamo un futuro ricco di tanta fortuna e di prosperità. Grazie. Oppure prendo questo, quale vuole, professore? Quale vuole? Lo accendo, ecco, perfetto. Beh, veramente parlare dopo il ciclone del coronavirus e parlare di questa iniziativa su Umberto Zanotti Bianco è un'occasione d'oro per recuperare quello che è lo spirito che ha animato questo grande personaggio, che ha percorso la storia dell'Italia del Novecento in periodi diversi, anche drammatici, anche più drammatici di quello che abbiamo passato in questi mesi. Ma la lezione che ci viene da un personaggio come Zanotti Bianco è proprio quella di avere lasciato un segno indelebile del suo passaggio nella storia d'Italia e non solo d'Italia.
assolutamente di grande valore, ricco di contenuti e di dimensioni umane di solidarietà. Zanotti Bianco è stato un personaggio che, non mi ripeto nel descriverlo, che ha abbracciato diversi campi di attività, che anche quando è stato costretto per restrizioni di carattere politico a limitare alcuni suoi campi di azione, non si è fermato lo stesso. Negli anni in cui è stato sorvegliato speciale, ha scelto di occuparsi di studi, di editoria e soprattutto di archeologia. Quell'archeologia che lui aveva, attraverso la società Magna Graecia, fondata nel 1920, ampiamente contribuito a fare sviluppare nel Mezzogiorno ed in Sicilia, grazie alle sovvenzioni che riusciva a conquistare con il suo animo nobile e con la sua capacità di creare empatia con chiunque entrasse in contatto. E quindi da questo punto di vista Zanotti passò dalla fase in cui appoggiava finanziariamente le campagne di scavi archeologici a condurre direttamente lui scavi archeologici, dopo avere però con molta serietà, come tutte le cose che faceva, imparato l'arte dell'archeologo dal più grande archeologo italiano del Novecento, che noi abbiamo avuto la fortuna di avere per diversi anni, sovrintendente archeologico di Calabria e Lucania, nominato perché fu la prima volta che furono nominati i sovrintendenti archeologici, nominato dal governo italiano nel 1907, era di Rovereto, era quindi nato in quella parte d'Italia che ancora era sotto l'Austria e rimase fino al 1918, e però ormai era passato in Italia da parecchi anni, era divenuto pienamente italiano, paese con cui si riconosceva come origine, ed era stato inviato a fare il doppio sovrintendente, sovrintendente a Siracusa per la Sicilia, non c'era ancora lo statuto speciale della regione Sicilia, quindi era una delle regioni che dipendevano dallo Stato direttamente, e sovrintendente archeologico di Calabria e Lucania con sede a Reggio, mentre per la Sicilia aveva sede a Siracusa. Paolo Ossi ci ha lasciato un'eredità di estremo valore, ci ha in un certo senso fatto scoprire, grazie alla sua grande attività di archeologo, una parte consistente del nostro passato. Per quanto riguarda tutto il Mezzogiorno, ma in particolare le regioni di Calabria e Sicilia. E ci ha lasciato in eredità qualcosa che è rimasto come testimonianza del suo grande impegno: i musei archeologici di Siracusa, che è stato giustamente intestato a lui, si chiama appunto Museo Paolo Ossi, e il Museo Archeologico di Reggio, cioè nelle due sedi in cui lui era stato mandato, ha proposto che venissero edificati due grandi musei che potessero in un certo senso contenere il meglio dei tesori, il meglio delle realtà archeologiche di queste due regioni, e fortunatamente, anche se nel Museo di Reggio non è stato dato il suo nome, il direttore
Malacrino ha avuto la brillante idea di intitolargli la piazza interna del museo, quella dell'ingresso, che si chiama appunto da ormai da anni Paolo Orsi, dando un giusto riconoscimento a colui che aveva voluto a tutti i costi la costruzione di questo museo. E nella edificazione di questo museo, affidato oltretutto al più grande architetto italiano della prima metà del Novecento, cioè a Piacentini, fu determinante l'appoggio di Zanotti Bianco. Ne abbiamo già parlato in occasione dei tre incontri che abbiamo fatto, e denota anche questo appoggio di Zanotti il livello altissimo del suo impegno, oltre che tutto quello che poi ha dato in scoperte archeologiche importantissime come quella dell'antica Sibari e quella del Rajon sul Sele assieme a Paola Zancani Montuoro. Mi ha fatto un enorme piacere rilevare nella relazione di questi studenti che sono riusciti a cogliere il messaggio che era insito nella mia elaborazione e nella mia esposizione, cioè il messaggio di grande livello civile, l'etica di Zanotti Bianco, che hanno perfettamente inteso e tradotto in una relazione che mi ha, posso dirlo tranquillamente, entusiasmato, ma soprattutto è stato importante rilevare quanto sono entrati dentro quello che è stato esposto, per cui nel giudizio finale ho preferito scrivere quattro righe che riguardano l'inizio di questa relazione finale, quattro righe mie e tutto il resto, la parte finale della loro relazione. Perché ho pensato per due giorni cosa dovevo scrivere. Avevano compreso così bene ed erano entrati così bene nel personaggio e nei suoi valori più profondi, che era inutile che io mi mettessi a scrivere di nuovo qualcosa rispetto a quello che da una vita sto scrivendo di Zanotti Bianco. Ho preferito invece che la maggior parte di questa motivazione fosse quella scritta da loro stessi, che è soprattutto la parte finale, e non vorrei neanche leggerla io leggo soltanto l'inizio e poi gradirei che loro si dividessero le parti nella lettura dell'intera relazione, la leggessero un po' ciascuno di loro fino ad arrivare a quella parte finale molto significativa che io ho riportato nel giudizio, che è quella in cui loro dicono: tocca a noi giovani riappropriarci del messaggio etico di Zanotti Bianco per essere cittadini consapevoli, profondamente innamorati della nostra città, capaci di valorizzarla e di proteggerla da chi la disprezza. La cultura deve diventare il volano della rinascita, appartenere a tutti, e perciò bisogna creare una nuova coscienza morale e civica ed una nuova sensibilità di conoscenza e di rispetto verso la cultura locale e nazionale. Ritengo a questo punto di avere ampiamente espresso questo giudizio lusinghiero nei loro confronti e spero che ci possa essere il modo anche di pubblicare integralmente la loro relazione finale, perché
è la più larga diffusione che si può dare da giovani a giovani, magari anche dalla loro stessa scuola e di altre scuole, di quello che ha rappresentato lo spirito di questa iniziativa, che è appunto quello di avere tentato di trasferire i concetti fondamentali, lo spirito profondo dell'azione e delle idee di Zanotti. E mi soffermo soltanto su un punto e poi passo a loro la parola. Nel frattempo gli do il testo della relazione, così si dividono le parti da leggere, e vorrei soltanto sottolineare un dato, che se noi riusciamo a trasmettere valori etici come quello, come quelli che ha espresso Zanotti Bianco, faremo il lavoro migliore per le generazioni future. E quindi insisto nel dire che io sono disponibile, soprattutto è una decisione che avevo maturato prima, che avevo esposto prima quando ho accettato di fare queste conferenze, è una decisione che ho approfondito e reso ancora più solida durante questo periodo della pandemia, che ancora comunque è presente anche nel modo come noi oggi ci troviamo, che abbiamo ancora più il dovere di trasmettere valori ed etica di un certo livello, e del livello che Zanotti Bianco ha rappresentato, il massimo, per poter pensare ad un futuro migliore che è rappresentato apposta dal cammino che vedrà come protagonisti questi giovani nel futuro. Grazie. Ricordiamo Umberto Zanotti Bianco come uno dei più grandi uomini del Novecento italiano. Si è distinto come patriota e valoroso combattente, educatore e filantropo, infaticabile realizzatore dei suoi sogni, attivista per la comunità, scrittore, archeologo, ambientalista e politico. Nel secondo dopoguerra è stato presidente della Croce Rossa, fondatore e presidente di Italia Nostra, legando la sua vita alle attività di tutela del patrimonio archeologico della Magna Grecia. Oggi potrebbe essere definito eroe per il suo grande impegno civile, per la sua capacità di dare concretezza ai suoi progetti, di animare volontari, per la sua fiducia nella forza dell'azione, per la sua grande determinazione spesa per una umanità fragile. Sento un profondo bisogno di edificare nella mia vita qualche cosa su cui posare fidente l'animo stanco di lotte e di solitudine, di ricercare fra le crudele tenebre che ci circondano la luce che mi rischiari la via e mi infonde il coraggio di vivere. Colpisce della sua persona la generosità, il senso di fratellanza e l'umiltà con cui si è prodigato per Messina e Reggio Calabria, distrutte dal terribile terremoto del 1908. La scoperta delle condizioni sociali del Mezzogiorno gli indicò quella missione a cui avrebbe dedicato tutta la vita. Infatti partecipa nel 1910 alla Fondazione dell'ANI, Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, e apre nel 1912 una sede a Reggio Calabria. Di notevole rilevanza è stata l'inchiesta condotta ad Africo, paese desolato della provincia e flagellato dalla denutrizione e dalla mortalità precoce, le cui disastrose condizioni vennero così portate a conoscenza del mondo politico e accademico, attirandosi le ire del governo fascista che vedeva nell'opera di Zanotti Bianco un attacco agli interessi della nazione.
stato un visionario quando ha concepito un'idea d'Italia generosa est d'Italia, in un momento storico in cui l'uguaglianza dei cittadini o le varie opportunità erano ancora da costruire tra le perduta gente. Non è stato solo un benefattore, ma ha donato tutto se stesso. È stato capace di sollecitare la parte più operosa della popolazione. Non può lasciare indifferenti la sua scelta di vita a favore del Mezzogiorno e del suo riscatto. Ha rinunciato a prospettive di lavoro ambiziose per spendere la sua capacità per i più umili e i disservati. Ha lavorato sempre negli interessi della collettività, agendo con fermezza sulle istituzioni per combattere l'epidemia e l'analfabetismo delle zone più impervie del nostro territorio. Ha contribuito a costruire asili infantili, le cosiddette case dei bambini, scuole e ambulatori. Del suo insegnamento, della sua filosofia di vita, dobbiamo oggi farci carico tutti, dobbiamo essere emulatori per amore della nostra città. Il professore Pasquale Amato lo ha definito meridionalista militante, proprio perché ha saputo dare concretezza ad ogni sua idea. Ha valorizzato la vocazione del nostro territorio creando laboratori artigianali e professionali. Zanotti Bianco ha dimostrato fiducia incondizionata nelle possibilità di sviluppo della nostra terra martoriata, forse molto di più di quella che una parte dei cittadini reggini dimostra oggi. Tocca a noi giovani riappropriarci del messaggio etico di Zanotti Bianco per essere cittadini consapevoli, profondamente innamorati della nostra città, capaci di valorizzarla e di proteggerla da chi la disprezza. La cultura deve diventare il volano della rinascita, appartenere a tutti, e perciò bisogna creare una nuova conoscenza morale e civica ed una nuova sensibilità di conoscenza e di rispetto verso la cultura locale e nazionale. Serve un moto d'orgoglio che ci unisca nel progetto comune di risveglio culturale delle coscienze, che vuole rivedere la città, risollevare la testa, riaffermare con forza le sue radici magno-greche, la sua nobile cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Contro una tendenza divisionista all'interno del nostro paese, contro una disuguale distribuzione delle risorse che accresce il divario sociale ed economico, è necessario riscoprire lo spessore umano del piemontese Umberto Zanotti Bianco e il suo impegno meridionalista per non dimenticare chi siamo, per rileggere con occhi nuovi le tracce della nostra storia e il valore del nostro paesaggio. Mi permetto soltanto di fare un unico appunto, che più che un appunto è una precisazione nella ricostruzione che avete fatto. Zanotti Bianco non ha partecipato alla costituzione dell'Anime. Zanotti Bianco, assieme a Salvemini, è quello che l'ha pensata. E quindi eventualmente, se dovessimo stampare o comunque pubblicare, dovremmo fare questa variazione. Mi occuperò personalmente di farla, perché è giusto riconoscergli un merito e non sminuirlo in una semplice partecipazione. Lui è stato il fondatore, assieme a Salvemini, di questa associazione, ed è stato di fatto l'anima fino a quando non è stato eletto presidente nel 1951. Ma qualsiasi azione importante che abbia svolto l'ANIMI, l'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, è stata un'azione che ha avuto sempre una caratteristica. L'ultima parola, anche quando era sorvegliato speciale, su tutte le scelte più importanti dell'associazione veniva chiesta a lui. Era un rapporto di fiducia e di stima che tutti i componenti dell'associazione avevano nei suoi confronti, e quindi tutta la storia di questa associazione fino alla sua morte è stata segnata dalla sua personalità, che era talmente ben stimata da considerare fondamentale il suo pensiero anche nei momenti in cui lui era fuori dall'associazione, era sorvegliato e attraverso vari espedienti si riusciva a contattarlo.
per fargli esprimere il suo pensiero e la sua opinione. Quindi è stato il creatore dell'anima e l'anima dell'anima fino al periodo finale dal 1961, dal 1951 al 1963. E voglio aggiungere, questo non c'entra con quello che abbiamo detto, qualcosa che ho ricordato al professore Pavone di recente e non avevo detto neanche nelle lezioni, perché avrei potuto parlare ancora chissà per quante ore, ma c'è questo episodio particolarmente significativo che mi è stato raccontato dal professor Mario Rossi Doria, che giovanissimo laureato a Portici fu quello che accompagnò Zanotti Bianco nella famosa inchiesta su Africa. E si accampò assieme a lui in una tenda canadese al di fuori del paese, perché non c'erano posti dove potevano essere ospitati. Ma Leo Rossi Doria mi ha ricordato un particolare che denota ancora più il rapporto d'amore di Zanotti Bianco con questa nostra città. Sulla scrivania, fino al giorno prima della morte, lui aveva ricevuto tanti premi e riconoscimenti negli ultimi anni. Teneva soltanto nella scrivania un solo premio, che era il primo bergamotto d'oro del Lions Club ricevuto da Reggio Calabria. Quindi anche in questo caso dimostra quanto sia legato, strettamente quanto fosse legato fino alla fine. Fino a un mese prima era venuto per l'ultima volta, era salito nella sua colonia Franchetti di Mannoi e aveva poi salutato la città, forse già cosciente che era l'ultimo saluto prima di andarsene. Ma questo aspetto così particolare, che lui tenesse solo quel premio nella sua scrivania, è la conferma di quanto si sentisse legato alla città, che non lo aveva adottato ma che lui aveva adottato. Grazie. Abbiamo la professoressa della quinta A, che molto gentilmente è venuta questa sera, e quindi la invitiamo a dire qualche parola. Intanto un grazie veramente di cuore all'Accademia del Tempo Libero, alla Presidente, alla professoressa Celestina Calanoso, nostra collega affettuosa del cuore, professor Amato, per questa opportunità che è stata data ai nostri ragazzi. È stata un'opportunità molto, molto bella, e i ragazzi erano molto scettici, bisogna dire la verità, giustamente. In quinto, prof, e dove ci mandate? E che facciamo? Giusto per uno spaccato della nostra vita reale, perché è giusto che questa sia l'esperienza. Ecco, e invece sono tornati, prof, sapete, ci sta piacendo. Cioè, ecco, il fatto di tutto quello che un pochino hanno ascoltato riferito a una persona, alla sua vita, alle sue esperienze concrete, alle sue scelte pesanti, cioè non scelte fatte a tavolino, ma la tenda canadese o comunque la relazione col fascismo, credo che nel loro cuore, nella loro mente abbiano loro permesso di concretizzare quello che si andava studiando lungo l'anno. Quando abbiamo parlato del paternalismo illuminista, invece no, qui non era lui, è venuto, è stato. Tanto è vero che i ragazzi, due o tre, dirò forse tutti, un po' hanno fatto riferimento all'orale. Quest'anno l'orale prevedeva un momento di cittadinanza e costituzione, ecco. E i ragazzi hanno voluto citare Zanotti Bianco, sia per dire dell'esperienza di tipo culturale che si fa in città, quindi come cittadinanza loro attiva che avevano partecipato a questi convegni, ma anche per dire quali sono i valori
secondo loro a cui noi cittadini di Reggio ci dobbiamo, loro, giovani cittadini, volevano ispirarsi. Ecco, questo è stato molto bello, anche la Presidente di Commissione ha notato, dice come mai conoscete questo personaggio? E quindi è venuto fuori un bel discorso interessante. Loro si sono ovviamente un po' soffermati sia sulla figura di uomo, ecco, di uomo testimone un po', come dicevano loro, di uomo eroe, e sia sulla cura verso chi non poteva essere istruito. Questa credo che sia stata la tematica che li ha colpiti in maniera più forte, probabilmente perché anche noi abbiamo vissuto un po' questo quest'anno, cioè noi abbiamo vissuto un po' come coloro che non possono più essere istruiti, quindi insomma è stato un anno laborioso, nonostante tutto sono stati molto bravi, perché sono riusciti, ecco, perdonate ma la prof viene fuori, ogni prof parla dei suoi alunni con il cuore, sono stati bravi. Sono stati grandi, nel senso che studiare quest'anno, prendere la maturità quest'anno è stata veramente una fatica, un cammino di grande maturazione e di grande maturità. E quindi quando ci siamo visti quell'oretta con ciascuno di loro è stata una grande emozione, perché non vedete chi di voi, ecco, forse tanti siete al prof e quindi sapete di che cosa sto parlando, anche da parte loro, insomma tutti chiusi, ecco, però questa forza l'avevo scoperto anche qui in un momento, una piccola esperienza che fortunatamente erano riusciti a fare, ecco, perché altrimenti ci saremmo persi anche quella, e aver scoperto che ci sono delle persone che non solo parlano, ma che fanno, che ci sono state delle persone che hanno fatto gratis, questa bella parola, cioè con la gratuità che è data dal credere in un valore, non per avere, per ottenere, per avere una fama, perché si sono preoccupati, si è preso cura di, ha visto un problema e si è preso cura, ecco. Credo che per loro sia stato l'insegnamento più bello. Poi per noi abbiamo scoperto pure, io non lo sapevo, che Italia Nostra è un progetto che noi come scuola a cui partecipiamo abbiamo scoperto insieme, che è pure dovuta a loro. Insomma, tante cose che si scoprono, scoprire è sempre bello. Io vi porto i saluti della mia dirigente che li ha seguiti un po', ha seguito il progetto, è stata contenta di queste opportunità, ecco, che sono date da voi stessi a Borghello. Ma noi abbiamo una scuola in iperfermento, loro ancora non sono andati per niente in ferie, sono a combattere contro Covid e quant'altro, tra l'altro la nostra preside andrà in pensione, quindi in questo contesto insomma è un momento difficile, infatti. Ecco, pensateli pure voi, che cercano bene, pure voi, pensate, suggerite, se avete qualche messaggino mandate, si può fare così, perché si cercano soluzioni, perché ecco, a ciascuno si è dato quello di cui ha bisogno nella scuola. Ecco, oggi non possiamo, ecco, per mai, perché uguali per diseguali, e noi sappiamo di essere diseguali tutti i ragazzi, lo sono, siamo diversi, ognuno ha bisogno delle opportunità che fanno bene al singolo alunno. Ecco, ancora grazie veramente dell'opportunità, veramente grazie anche al professore, è stato mio prof pure tantissimo tempo fa, quindi è un onore per me. Un vivo ringraziamento va soprattutto ai ragazzi per aver lavorato con il lavoro che hanno fatto, è molto esauriente, e poi anche alla scuola, soprattutto alla dirigente scolastica, alla vicepreside e alla collega che ci hanno permesso di collaborare, di avere una buona collaborazione, e speriamo di continuare con la collaborazione, questo volevo sopraggiuntamente dire. Grazie. Io volevo consegnare, proprio perché è stata l'unica scuola che ha partecipato a questa idea, che nelle intenzioni che avevamo discusso con il direttivo dell'Accademia era naturalmente rivolta a tutte le scuole superiori, ma il liceo Volta è stato l'unico che ha deciso di partecipare e di fare partecipare i suoi allievi. Sono ben felice di sapere che i ragazzi hanno utilizzato anche quello che hanno
ascoltato e digerito in quelle tre lezioni, lo hanno utilizzato anche sorprendendo la stessa commissione di esami, agli esami di Stato, e quindi una ragione in più per essere felice di poter omaggiare al liceo Volta l'immagine di Zanotti Bianco a cura di Nani Tedeschi, che vedete qui anche riprodotta nella... Quindi penso che sarà un qualcosa che sarà messo in evidenza nella scuola. C'è la spromonte, sì, sono i due punti. I due ragazzi benissimo, per forza. Posso? Sì. Una richiesta. Visto che i ragazzi hanno curato, letto, approfondito la personalità di Zanotti Bianco, desidererei sapere da loro cosa farebbe Zanotti Bianco, da ciascuno di voi, se diventasse sindaco di Reggio. È una domanda difficile, impegnativa per il momento. In alternativa, che vogliono fare loro quando vanno all'università o quando saranno sì. È come se più semplice. Scelgono loro che vogliono un giro, dai. Chi di loro si sente di liberamente rispondere? Liberamente. Quale sarebbe la prima cosa che farebbe Zanotti Bianco? Sentiamo di immaginare cosa sarebbe bella la proposta. Antonino Gagliosto. Allora, rispondendo alla prima domanda, diciamo che riportare la figura di Zanotti Bianco, che comunque è in un contesto culturale di 60-70 anni fa, in un contesto moderno, sarebbe un po' complicato, ma con qualsiasi personaggio storico. Io direi che ovviamente valorizzerebbe la cultura di Reggio e magari, non lo so, opere nascoste, come per, faccio un esempio, il museo San Paolo, che abbiamo opere di Dalì, abbiamo opere di De Chirico, che però non è che sono chissà quanto conosciute dalla popolazione. Infatti, dicendo abbiamo un Dalì a Reggio, la gente un po' rimane stupefatta, cioè fai un'opera del genere. E poi darei un'altra immagine alla città, sistemandola nell'ambito burocratico e ovviamente risolvendo gli effettivi problemi, come per esempio la situazione delle strade di Reggio, o anche comunque un'attività di attrazione turistica maggiore, una pubblicità maggiore, possiamo dire, non solo di Reggio Calabria diversa, ma di tutta la provincia. Perfetto. Mentre io all'università, ora come ora, ho intenzione di seguire gli studi di ingegneria dell'informazione e magari specializzarmi o nell'intelligenza artificiale o nell'ingegneria informatica, come dire, in generale. Poi se magari cambierò idea in futuro, farò altro, come per esempio, non lo so, seguire magari un percorso nel mondo del cinema o dell'arte in generale, mi farebbe comunque piacere, o comunque anche scrivere, perché scrivo nel mio qualcosina e non voglio interromperla per gli studi, ecco. Bravo. Adesso se vi avvicinate riceverete dal professore l'attestato e il buono libri che vi offre l'Accademia del Tempo Libero. Prego. Allora, Cagliostro Antonino. Cagliostro Antonino. Facciamo per ordine alfabetico. Sì. Poi basta qualche... Sì, un attimo solo. Eccoci qua. Ecco qui. Per le selezioni. Grazie a voi. Auguri. Auguro a me. Per averle interpretate così bene. Pensate alla pop in italiano che deve leggere i secondi. Che dov'è? Franco Luca. Auguri. Grazie.
del 2000. Ben coperta, è antivirus. È antivirus. Ah, bene. Sì, qui mette sì. Il suo molto utile. No, esatto, lo aggancia al bagaglio. Perfetto. E buon viaggio. Perfetto. Buon quanto viaggio. Si potrà... Dobbiamo aspettare ancora qualche mese. Grazie ancora. E ci sono pure io.